Appena terminato il primo tempo tra Los Millonarios e Virtus Neapolis, il risultato parziale di 3-1 per i ragazzi in maglia rossa. Parliamo, portiere, vengo da te. Buona prestazione da parte vostra, peccato per questo gol nel finale che avete subito. Loro sono la prima della classe, hanno mostrato fino adesso di avere dei valori importanti. Cosa dovete fare per cercare di riagguantare il risultato? Certamente dobbiamo giocare il primo tempo su palle inattive, spesso non marchiamo bene l'uomo, dobbiamo cercare di marcare meglio e continuare come stiamo giocando, perché stiamo giocando bene. Nel finale del primo tempo hai fatto una parata strepitosa che tiene i tuoi compagni in partita. È stato di riflesso, puro riflesso, perché ho visto che è andata sull'altro palo e ho detto non può entrare un altro gol. Tocca a loro per il secondo tempo. Adesso parliamo con qualche elemento per i Los Millonarios. Motola, una battuta a volo, 3-1. Partita più difficile delle altre. Sì, siamo un po' soffrendo, però sempre per il nostro strafare. Sì. Però speriamo nel secondo tempo di dilagare un po' i risultati. Va bene, in bocca al lupo. Ci vediamo dopo. La prossima partita del match Virtus Neapolis Los Millonarios, speriamo da 5-2 per i Los Millonarios. Siamo con ieri in campo, capitano Mugnano, con una grande prestazione difensiva, oltre che un bel gol per gli avversari. C'è Gasucci che aveva vinto la gara. Presidente. Ad inizio ripresa, parliamo prima con te, è stata una gran bella partita. Loro passati, possiamo dire, sono superiori, però poi ve la siete giocata abbastanza bene per una. Sì, è stato un bel confronto, sapevamo che ci confrontavamo contro una bella squadra. Sono secondi se non mi sbaglio. Questa è la prima partita che gioco. Sono primi a punteggio. No, è una bella squadra. E noi ci abbiamo messo tutto per cercare di recuperare lo svantaggio. Però si sono meritati la vittoria. Diciamo. Comunque uscite a testa alta dal campo sapendo che per la Virtus non sono queste le partite forse dove ottenere i tre punti. Sì, forse non sono queste le partite, diciamo, giocate ai nostri livelli, però comunque ce la siamo giocata, ci siamo impegnati. Adesso pensiero su questa, è la tua nuova presenza nel Sette, sì. Pensi che verrai anche in seguito? Sì, penso che un'altra presenza la farò. Va bene, salutiamo. Adesso parliamo con Pugliano, al quale diamo la medaglia di migliore in campo. Complimenti. Una bella partita. Forse un po' di difficoltà nel primo tempo. Forse sì, dopo vediamo. Forse sottovalutato gli avversari, poi nel secondo tempo. Sì, ha detto bene. Però insomma le nostre capacità. Quindi poi siamo messi, abbiamo fatto il nostro gioco e poi abbiamo alzato la partita. Nel finale di gara forse un po' troppi gol sbagliati sotto porta. Il risultato poteva essere più ampio. È vero, forse il nostro Bobbe non era nella serata migliore, però comunque ha fatto una doppietta. Se era in forma di tutti quei gol entravano tutti in porta. Comunque la classifica dice che voi e i Dalians siete a punteggio pieno e ve la giocherete fino alla fine, penso, per la prossima sfida. Vogliamo dire che abbiamo partecipato a questo torneo proprio per vincere. Facciamo la sfida classifica, pensate dirmi, dove siamo tutti con il dolce. Un bel programma è tuo, per fare una dedica particolare. Voglio fare una dedica a tutto il nostro, la nostra squadra. È un saluto particolare al nostro presidente Mister Nano Cacci Sotti. E poi voleva aggiungere con me e tutta la sua squadra e le due nostre assenze, Antonio Di Luccio, che è molto importante, e Francesco Manna, il capone del torneo. E presto ritorno nella nostra squadra. Va bene, salutiamo Pugliano e gli amici della finale.